cominciare quello che è il prossimo spazio previsto dal palinsesto di TV Radicale, Lacrime d'amianto, cioè la seconda puntata sulla fibra killer. La fibra killer si nasconde ovunque per la lentezza delle esecuzioni e i ritardi delle bonifiche, mentre gli effetti per la salute umana sono sempre più drammatici. Eccoci Bene, qua, Mister eccoci qua. Amianto è arrivato. Mister Amianto è arrivato, ma non sarai solo in questa ad essere intervistato. Ci sarà con te un'altra colonna portante di TV Radicale che è Gianni Colacione, che mettiamo Benissimo. subito in collegamento. Ecco qui, Gianni dovrebbe rispondere a momenti. Marco, nuovamente devi avviare, restare e avviare la webcam perché quando passiamo in due. Gianni, ci sei? Sì, ci sono. Oh, perfetto, Gianni, mandaci la tua webcam così riusciamo a vederti. Ma io veramente l'avevo Collegamento. levata perché non ero pronto per questa cosa. Ah, non te lo ricordavi, perfetto. No, ok, 12 secondi. Perfetto, perfetto. Questo Roberto, è il bello della diretta. Sì, dimmi Marco. il mio video arriva? Sì, arriva perfettamente. Questo è il bello della Bene. diretta. Marco, l'altra volta eravamo rimasti, diciamo, c'erano state innanzitutto tantissime domande dalla chat, cosa che mi ha veramente sorpreso e vuol dire che come redazione di TV Radicale abbiamo visto giusto nel voler dedicare, nel fare sull'amianto una rubrica fissa di TV Radicale, perché se ne sa poco, non se ne parla, non si conosce la pericolosità, qui siamo. Della sostanza e i pericoli cui siamo esposti quotidianamente anche nei luoghi più impensati. Questa volta avrai come interlocutore Gianni Colacione che stiamo vedendo, che vediamo in questo istante nel monitor di TV Radicale Ciao Gianni, benvenuto. ecco, io lascio la linea a voi due e buona conversazione, vi seguirò ed eventualmente mi farò latore delle domande dalla chat. Un saluto a tutti voi. Grazie Roberto, grazie e benvenuto a Gianni Colacione, col quale noi ci siamo visti a Roma proprio poche ore fa, in occasione dell'assemblea del congresso annuale dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti. Adesso siamo qui a parlare di amianto e noi stiamo dando un taglio. Io adesso farò una breve premessa per fare un po' per chi ci sta ascoltando un riepilogo della prima puntata. E poi dopo, Gianni, tu sei qui, così come avevamo, diciamo, più o meno previsto, nelle riunioni di redazione dei giorni scorsi, perché essendo che tu, diciamo, come la stragrandissima maggioranza delle persone in Italia, sa che cos'è l'amianto per sommi capi. Sa che sicuramente fa male, però, come la stragrande maggioranza degli italiani, magari ha tante domande per cercare di capire meglio com'è che funzionano le cose. Allora, riepilogo brevissimo la prima puntata di questa qui, che è una rubrica fissa che ci accompagnerà per molte puntate e per molte settimane, perché c'è veramente tantissimo da dire. Io posso riepilogare anzi, dando un'informazione. Per chi ha tempo, pazienza, soprattutto voglia di approfondire, io rimando al sito dell'ISPESL. Basta fare una ricerca su internet al sito dell'ISPESL, ma una sezione dell'ISPESL. L'ISPESL è l'istituto che si occupa della sicurezza sul lavoro in Italia, è un istituto governativo. E poi all'interno dell'ISPESL è insediato il RENAM, Registro Nazionale Mesotelioma. Il RENAM nel corso degli anni ha svolto tutte le indagini e le attività di ricerca epidemiologica sul mesotelioma pleurico e sulle malattie asbesto correlate, quindi tutte le malattie che si sviluppano avendo un contatto, avendo un'esposizione a questa fibra minerale. È arrivato in questi anni a tre rapporti. Il terzo rapporto del RENAM sull'amianto, che è un documento in alcune parti complesso, però di facile lettura. Questo terzo rapporto è stato pubblicato nel maggio del 2010. Il RENAM rilascia due dati. Roberto, abbiamo delle voci di sottofondo che vengono dal tuo canale. Non so se ci senti, è una breve comunicazione di servizio. E qui dicevo, il RENAM nel rilasciare il terzo rapporto sull'amianto in Italia, dà, diciamo, dei dati che sono interessanti. Allora, dato numero uno: in Italia il problema maggiore dell'esposizione all'amianto è legato
all'esposizione di tipo ambientali. Io faccio questa premessa anche a beneficio tuo, Gianni, così mi puoi sviluppare delle domande che saranno a sua volta a beneficio di chi ci sta ascoltando. E quindi l'esposizione all'amianto deriva dall'esposizione ambientale per parte minoritaria. L'esposizione professionale si può dire che ormai non c'è quasi più, perché l'amianto già dal 1992 non si può più lavorare, importare, commercializzare, cioè non si può fare nulla a livello professionale sull'amianto, per cui non ci sono più esposti professionali sulla produzione dell'amianto, ma ci sono molte migliaia di persone che sono esposti professionali all'amianto, quelli che sono impegnati alle bonifiche. E poi dopo c'è un gravissimo rischio di esposizione ambientale all'amianto, perché la diffusione di questo minerale soprattutto avviene attraverso la diffusione dei prodotti che contengono amianto. E circa l'85% dei prodotti che contengono amianto attualmente in Italia sono rappresentati dal fibrocemento o dal cemento amiante, la stessa cosa. Quando si parla di fibrocemento è la stessa cosa del cemento amianto, che è più conosciuto col nome commerciale Eternit, e nello specifico delle coperture, le famose onduline in cemento amianto che ricoprono i tetti di edifici pubblici, privati, delle case in campagna, delle tettoie, delle porcilaie, dei pollai. Questa è una distribuzione più o meno omogenea sul territorio nazionale. Ci sono da bonificare ad oggi, al 2010, a metà del 2010, questo è un dato che ci viene da Legambiente, circa 2 miliardi e mezzo di metri quadrati di Eternit. 2 miliardi e mezzo di metri quadrati di Eternit significa che se avessimo una bacchetta magica e potessimo raccogliere tutto l'Eternit che è presente in Italia, mettere queste lastre una dopo l'altra in fila, copriremmo un'estensione territoriale, penso un po', di 50 km per 50 km. Poi il RENAM ci dà anche un altro dato, che è quello che al ritmo attuale delle bonifiche, dicono, al ritmo attuale l'ultimo prodotto contenente amianto, con questo ritmo lento nelle bonifiche, l'ultimo prodotto contenente amianto verrebbe bonificato fra 150 anni. Questo crea un grave rischio per la salute di tutti gli italiani, perché l'Eternit che attualmente c'è sul territorio italiano è un Eternit ormai vecchio, di 30, di 40, di 50, anche di più anni. Di conseguenza, noi fra 150 anni è difficile che ci saremo, almeno parlo per me, veramente difficile che ci sarò. Faccio gli auguri a tutti, ma io non me la sento proprio arrivarci fra 150 anni, proprio non ci sarò, proprio per volontà mia, ecco, mettiamola così. Ma fra 150 anni sicuramente non ci sarà l'Eternit, perché nel frattempo sarà talmente degradato che si sarà ormai polverizzato, ed è da qui che scaturisce l'esposizione all'amianto, perché la matrice cementizia che lega le fibre d'amianto al cemento, e quindi a queste onduline, ma ci sono tantissimi gli altri prodotti che ancora ci sono, anche se per parte minoritaria, polverizzando le fibre d'amianto entrano in circolo, si aerodisperdono, quindi entrano in circolo nell'aria, e qui scatta quella roulette russa e di ogni tanto qualcuno che la va a respirare, e da qui poi deriva, dopo una lunga esposizione, fare delle terribili malattie. Io comunico comunicazione di servizio numero 2, dica a Roberto che dal suo canale stanno venendo dei rumori, e quindi non lo so, e quindi fammi attenzione. Gianni, a te la parola. Ho dato delle tracce, ho riassunto un po' quello di cui abbiamo detto nella prima puntata. Fammi tu delle domande per far capire. Io volevo sfruttare la tua conoscenza così, diciamo, approfondita, per dare anche, diciamo, a questa nostra iniziativa di Pura Radicale, in piccola parte, per quello che possiamo, dei suggerimenti anche per quanto riguarda qualcosa di pratico, come, diciamo, di servizio. Nel caso, e la domanda è questa, nel caso noi ci trovassimo a scoprire che nelle nostre nella vicinanza delle nostre abitazioni o nelle nostre abitazioni abbiamo appunto dell'amianto, che cos'è soprattutto, a parte vabbè, ovviamente cercare di informare le autorità competenti, ma soprattutto che cos'è che non dobbiamo fare magari imprudentemente, pensando di agire o di fare qualcosa che invece magari potrebbe farci metterci più in pericolo?
Allora, quando siamo in presenza d'amianto, per esempio, se parliamo di una persona che possiede un fabbricato dove la copertura è in Ethernet, oppure chi c'ha la tettoia, chi c'ha il tetto del garage fatto con questi materiali, chi c'ha molto banalmente il cassone dell'acqua, soprattutto nelle regioni del sud dove l'acqua in molte zone manca, per cui ci sono queste cisterne, le vecchie cisterne che erano fatte proprio in cemento amianto, la cosa più pericolosa da fare, quella assolutamente da evitare, sono le bonifiche fai da te. Non eseguire, chiamiamole pure abusive perché così sono, però chiamiamole bonifiche fai da te. Cioè, qui non è il problema legale, è un problema secondario. Allora, in tutta Italia, se mi beccano con dentro un furgoncino un cassone dell'acqua che lo sto trasportando per buttarlo, per scaricarlo, per abbandonarlo abusivamente da qualche parte, sì, diciamo. C'è l'arresto in flagranza di reato, il sequestro del mezzo, si passano veramente guai seri, per una cosa sembra anche abbastanza innocue, sì, ma questo qui è un problema soltanto legale, per cui minoritario. Il problema in realtà è andare a manomettere, che ne so, un cassone dell'acqua piuttosto che a togliere le lastre di Ethernet di un tetto, perché questa è un'attività veramente pericolosa, pericolosa perché inevitabilmente nello svitare delle viti, questi materiali si danneggiano, si disperdono. Esatto, quindi l'abrasione, quando un pezzo di Ethernet si spezza, inevitabilmente ha un rilascio di fibre, anche minimo, e perché rilascia della polvere, ed è nella polvere contenuta la fibra d'amianto. Io lo dicevo pure la volta scorsa, la fibra d'amianto non è qualche cosa che tu la puoi individuare ad occhio nudo così facilmente, perché, guarda, prendi ad esempio, vedi la mia mano, un centimetro lineare, se noi prendiamo questo centimetro lineare che è piccolo così, riusciamo a mettere un infilo all'altro in questo centimetro lineare 200 capelli umani. Se andiamo su una fibra più sottile, sempre nello stesso centimetro lineare, possiamo mettere in fila 1200 fibre di nylon, perché sono molto più sottili, e la fibra di nylon riusciamo a vederla ad occhio nudo, no? È sottilissima, ma riusciamo a vederla. Nello stesso centimetro lineare troverebbero spazio 335.000 fibre d'amianto. Quindi la fibra è così piccola, parliamo di micron. Esatto, che ad occhio nudo non si vede. Allora, quello che sembra un'attività apparentemente innocua, vado a togliere le lastre di Ethernet dalla tettoia sul garage della macchina e poi dopo, siccome costa soldi, la vado a buttare sul greto del fiume piuttosto in quell'altra microdiscarica dove hanno abbandonato, oppure l'abbandono vicino al cassonetto e la spazzatura. Attività che accadono frequentemente, e questa qui è un'attività pericolosa per chi la fa. E soprattutto poi dopo queste lastre che vengono abbandonate nei posti più disparati, che restano lì poi dopo mesi, in alcune circostanze anni, questo con il passare del tempo, essendo che sono ancora più deteriorate perché sono state tolte dal tetto, maltrattate, scaricate abusivamente, furtivamente, e quindi non è che vengono messe bene in ordine, una in fila all'altra, in cellofanate, in modo che non rilasciano più fibra all'esterno, sono, diciamo, un'attività pericolosa anche per chi abita vicino a queste discariche abusive. Scusami, sono stato un po' lungo, però la tua domanda è una domanda molto opportuna ed era importante rispondere adeguatamente. Ah no, ti ringrazio, è molto importante e interessante, perché io credo che sia purtroppo molto diffusa questa presenza, questa promiscuità con questa praticamente sostanza, diciamo, con questo... con l'amianto che è così pericoloso, quotidianamente ci facciamo, lo vediamo e ci viviamo, ci conviviamo, spesso neanche accorgendocene, perché credo che sia anche abbastanza a volte camuffato, tra virgolette, in sottoprodotti o con colori un po' particolari. E proprio su questo ti voglio chiedere un'altra cosa. Sì. Cioè, stante che questa sostanza praticamente è stata riconosciuta già da tempo che è così velenosa, così, diciamo, così dannosa per la salute umana, almeno per esempio per quanto riguarda strutture pubbliche, e per strutture pubbliche parlo di uffici, scuole, ma non solo, anche navi, eccetera, chi vi lavora e gli utenti, almeno loro sono al sicuro da questo, oppure diciamo impunemente, quanto vuol dire impunemente, in questo modo viene
se fosse così impunemente la parola proprio giusta, viene, si continua a utilizzare senza appunto nessuna precauzione. Guarda, Gianni, scusami soltanto un istante, io stavo leggendo la domanda che ancora però non è stata sviluppata da Marzo Vitale. Puoi ripetermi la domanda perché mi sono distratto? Sì. No, dicevo appunto che tanto che questa sostanza, questo materiale è così velenoso ed è riconosciuto da molto tempo che sì, è pericoloso. Dicevo, almeno ciò che è pubblico, cioè le strutture pubbliche, parlo di uffici, scuole, ma anche di navi, eccetera. Sì. Almeno in queste zone i lavoratori e gli utenti sono al sicuro dalla vicinanza con questa sostanza oppure impunemente a questo punto le autorità pubbliche continuano appunto a ignorare completamente, perché allora, io penso che a questo punto dovrebbe essere interdetta anche. Dimmi. Ti do un po' di informazioni. Allora, la prima cosa, vabbè, dobbiamo parlare d'amianto, dobbiamo essere sempre molto allerta. Però è chiaro che non dobbiamo fare allarmismo, nel senso che l'amianto, sapendo, conoscendo bene tutte le precauzioni che si possono e si devono adottare, è un pericolo che può essere contenuto e poi con le bonifiche in futuro può essere totalmente eliminato. Ci sono però alcune diciamo, punti di critica. Faccio un esempio per tutti, no? Ci sono tantissimi uffici postali in Italia che sono pieni foderati praticamente d'amianto, perché si utilizzava l'amianto floccato, cioè nel senso, siccome l'amianto ha queste grossissime capacità di fonoassorbenza ed è un ottimo isolante, no? Allora questi vecchi uffici postali venivano, praticamente l'amianto veniva utilizzato a spruzzo sulle pareti proprio per queste proprietà che aveva. Nel corso degli anni l'ente posto ha fatto tutto quanto un grandissimo lavoro di messa in sicurezza e di confinamento dell'amianto. Il confinamento dell'amianto significa che io posso avere una parete dove sopra è stata messa un'altra parete, però all'interno c'è questo amianto floccato che fra l'altro ha un rilascio diciamo molto forte di fibre proprio per la sua caratteristica di estrema friabilità. Allora che cosa può accadere? Sarebbe corretto mettere l'avviso al pubblico che quell'ambiente contiene l'amianto, perché se qualcuno molto ingenuamente, non lo so, va a perforare quella parete che fa da isolante dell'amianto, e non lo so, banalmente per appendere un quadro, appendere un chiodo, qualcosa del genere, questo può generare un rilascio di fibre e quindi può essere pericoloso. Diventa volatile perché si disperdono le fibre, così come abbiamo tantissime scuole che hanno le coperture in Ethernet piuttosto che i cassoni dall'acqua in cemento amianto. Questo qui è un problema che nel corso degli anni può generare degli accumuli in determinate zone magari di queste scuole e può esporre operatori, quindi insegnanti e le altre persone che ci lavorano, il personale amministrativo e via discorrendo, e soprattutto degli studenti delle scuole ad un rischio di esposizione assolutamente inconsapevole. Siccome se io sono esposto oggi all'amianto, le conseguenze sulla salute le avrò sicuramente fra decenni, non me ne accorgo immediatamente, allora questo qui il problema diventa anche subdolo. Allora, il corpo umano ha una proprietà di autodepurazione, cioè i polmoni nel momento in cui assorbono dell'amianto, nel corso degli anni, se io ho un'esposizione oggi, da qui a 10 anni, mediamente, almeno così dicono alcuni studi medici, da qui a 10 anni, circa l'85% dell'amianto che ho respirato oggi riesco a mandarlo via. E però il problema sono quelle fibre che invece restano, perché le fibre d'amianto hanno una caratteristica che sono leggermente allungate, poi una volta che vanno nell'alveolo polmonare, queste qui proprio le difese immunitarie del corpo umano, no? Manda in giro i macrofagi, le cellule macrofage per diciamo digerirle queste fibre, però purtroppo per la caratteristica di questa fibra non ci riescono. E quindi poi la fibra fa tutto quanto un percorso, adesso io non mi avventuro nei percorsi medici perché questo renderebbe pesante la spiegazione, certo. Nel momento in cui si va a depositare nella pleura e le cellule macrofage non riescono a digerire questa fibra,
con un termine di latenza che può arrivare addirittura ad oltre 40 anni, c'è il rischio che la persona possa sviluppare il mesotelioma pleurico. A tutt'oggi, ad esempio, il mesotelioma pleurico più il carcinoma polmonare, ma qui c'è da aprire poi una parentesi, e diciamo in questa puntata non la apriamo sul carcinoma polmonare, no, restiamo sulla malattia più direttamente collegata che è il mesotelioma pleurico. È un tumore gravissimo che a distanza già di 12 mesi ha una mortalità altissima che arriva addirittura a superare il 90%, per cui è una malattia molto grave. Nel momento in cui si è manifestata, voglio dire, c'è un'alta probabilità che si è spacciati. Quindi la prevenzione gioca un ruolo veramente fondamentale. Io vedo che c'è una domanda dalla chat, c'è Marzo Vitale che dice: domanda un mio amico. Sì, stavo intervenendo Marco proprio per leggervi le domande che ci sono in chat. Allora c'è Marco Vitale, sì, che chiede: allora, un mio amico ha lo sfratto per morosità dal suo ufficio. Questo ufficio ha la terrazza che affaccia su un semitetto in amianto. Domando: può far valere questo fatto per richiedere danni strumentalmente per lo sfratto? Allora, io ho avuto con l'azienda presso la quale lavoro diciamo un problema più o meno simile, cioè a dire il palazzo di fronte il fabbricato di fronte ha un'estensione di circa 3.000 metri quadri in amianto che era fortemente degradato. Qui diciamo che ecco, la mia azienda è stata sensibile perché alla mia segnalazione addirittura aveva disposto cambiamo ufficio, cioè ci spostiamo e andiamo da un'altra parte, diamo la disdetta a questi qua, a questo appartamento dove siamo, e ci spostiamo da un'altra parte. E se questa sensibilità non c'è, non resta altro che fare delle segnalazioni, ma non penso che possa essere diciamo adito alcun istituto per poter dire c'è questo problema e allora vi dovete regolare di conseguenza diversamente. Io direi di no, che strumentalmente questo sfratto non no, direi di no. C'è un'altra domanda pure di parte. Io volevo farti un'altra. Sì. Ce n'è un'altra dalla chat e poi vi lascio la linea. A84 sì. Chiede: quindi in che percentuale sono state bonificate le regioni d'Italia? Ah, questa è una domanda interessante. Le regioni d'Italia sono state bonificate. Allora, a macchia di leopardo attualmente non c'è nessuna regione d'Italia che abbia totalmente e completamente completato le bonifiche. Ci sono, diciamo, regioni molto più avanti come il Friuli o come l'Emilia Romagna, qualcosa in più in Lombardia e Liguria, ma siamo un po' tutti quanti nella stessa barca, cioè nel senso che i ritardi sono distribuiti abbastanza omogeneamente su tutto il territorio nazionale. Una delle regioni più in ritardo è la regione della quale vi parlo, la Calabria, la quale ha varato una legge che prevede il piano per le bonifiche dell'amianto con un ritardo di 19 anni, vale a dire è stata varata ad aprile di quest'anno questa legge, un mese e mezzo fa, e dove ancora si prende dell'altro tempo per arrivare poi dopo ad un piano regionale per le bonifiche sull'amianto. Quindi potete immaginare il ritardo che si è accumulato qui e anche in tantissime altre regioni. E poi le bonifiche, fra l'altro, se diciamo ogni singolo comune non fa un censimento efficace dei prodotti che contengono amianto sul proprio territorio, non c'è legge che tenga, i ritardi si accumuleranno, ma si accumuleranno in modo clandestino, quindi nessuno ne avrà mai notizia. Questo è anche un altro punto importante. Vai Gianni, la tua domanda. Sì, scusami solo un attimo Gianni, perché io voglio capire, voglio dare una risposta a Marzo Vitale. Quindi Marzo Vitale dice, perché qui poi dice, non è impugnabile, però fammi verificare una cosa. Allora, domando, mio amico ha lo sfratto per morosità dal suo ufficio, questo ufficio ha la terrazza che affaccia su un semitetto in amianto, domando: può far valere questo fatto per richiedere danni o strumentalmente personale? No, purtroppo Marzo Vitale, mi dispiace, ma questo qui non è un motivo per fare questa impugnazione.
Non credo che ci siano i presupposti, però chiaramente rivolgersi ad un avvocato, io non sono un avvocato, sarebbe diciamo più opportuno. Fammi pure la tua domanda, Gianni, perdonami. Allora, sì, questa qui, quest'ultima domanda mi ha ispirato quindi poi anche un'altra cosa, che praticamente non c'è possibilità quindi di un risarcimento, perché praticamente l'evento dannoso poi alla fine bisogna aspettare che si verifichi per avere una valutazione del risarcimento, insomma. Allora, per amianto, tu hai aperto qui un piccolo vaso di Pandora, perché per amianto in Italia i risarcimenti siamo messi in questi termini. Se io sono un lavoratore esposto all'amianto, lo sono stato diciamo in passato per motivi professionali, per collaborato ad esempio in una delle fabbriche dell'Eternit, oppure oppure attualmente posso essere un lavoratore esposto all'amianto perché sono uno di quelli che lavora presso una ditta che fa queste bonifiche, se mi ammalo di determinate malattie, ad esempio l'asbestosi, che è una malattia che ormai è sparita perché non ci sono più le forti esposizioni che c'erano in passato sull'amianto, oppure se dovessi ammalarmi da operatore professionale o da ex operatore professionale esposto all'amianto di mesotelioma pleurico, o se riuscisse a dimostrare che il mio carcinoma polmonare deriva da un'esposizione all'amianto, avrei diritto ad un risarcimento. Tutti gli altri no. Tutti gli altri no. Quindi, per esempio, in Italia, giusto per dare un dato, no, il 20% delle morti per amianto, parliamo di circa 1000 persone all'anno, quindi parliamo di 200 persone all'anno, parliamo solo per il mesotelioma, perché le vittime dell'amianto in Italia sono calcolate in circa 3000, e da adesso per nei prossimi 19 anni, quindi nel periodo 2010-2030, in Europa c'è un'attesa di 500.000 morti per malattie asbesto correlate. Ecco, se io facessi il 20% delle morti per amianto in Italia sono di provenienza ignota, significa che molto probabilmente l'esposizione l'ho avuto a livello ambientale, e a livello ambientale potrei averla avuta a livello ambientale in natura, ma queste sono molto più rare. C'è l'amianto in natura, c'è su tutto l'arco alpino, in Toscana, in Calabria, in Sicilia. Però un'esposizione ambientale sono diciamo zone note, sono zone diciamo non particolarmente abitate, però per tutti gli altri possono aver avuto che sono morti per e che moriranno per mesotelioma e saranno classificate come esposizioni ignote, sono probabilmente persone che hanno avuto un'esposizione inconsapevolmente dovuta ad un fattore immancabilmente ambientale, può essere magari il tetto del vicino, il tetto proprio, situazioni particolari, aver giocato con una vecchia canna fumaria a romperla, che era molto divertente, io mi ricordo che l'ho fatto da bambino perché questo materiale era molto particolare, e insomma molto deriva da questo. Nel momento in cui dovesse accadere, non essendo un operatore professionale, non avrei diritto al risarcimento. Bene, ragazzi, finito il tempo? Sì, siamo alle 20:32, incombe l'altro appuntamento che è qui in Napoli, esatto. Quindi io insomma saluterei in questo caso sia Marco Marchese che Gianni Colacione. Prima di salutarmi io vorrei invitare Gianni alla terza puntata, la prossima puntata, certo, di Lacrime d'Amianto, perché le sue domande sono molto interessanti, cioè nel senso che hanno quel giusto taglio per far capire ai nostri ascoltatori il problema dell'amianto, per cui io ti invito la prossima volta ad essere diciamo il mio interlocutore, perché sono non mi dire che fa le domande più interessanti delle mie. Sono onoratissimo. Non rispondo alla tua domanda, Roberto. Dai, era una battuta. Ci mancherebbe. Salutiamo Marco Marchese, salutiamo Gianni Colacione. Tra ciao, l'altro, ragazzi. Marco Marchese lo salutiamo per pochi istanti, perché adesso ritornerà e avrà la conduzione anche dello spazio di qui Napoli. Però per approntare i collegamenti tecnici, lo salutiamo in questo momento e riprendo la linea dallo studio di Lecce e vediamo un po' di collegarci con i compagni napoletani. Ecco.